Pace e bene a tutti. Oggi, 5 aprile, la memoria è quella di San Vincenzo Ferrer. Nasce in Valencia nel 1350, muore in Francia nel 1419. San Vincenzo Ferrer è un dotto, uno studioso, un maestro di spirito, è uno che sa consigliare e sa davvero condurre le anime sulla via della santità, insegnando il Vangelo, facendo amare Gesù Cristo. Si trova a vivere in un momento particolarmente difficile della storia della Chiesa. Siamo nel momento in cui nel 1378 la Chiesa si trova divisa con due papi. Da una parte abbiamo Clemente, Riccardo di Ginevra, e dall'altra parte invece abbiamo Urbano VI, il Prignano, eletto nel concistoro che avviene a Roma nel 1378. Ma Vincenzo Ferrer, per un certo verso, è colui che sostiene un terzo papa, no? Che si chiama Pedro de Luna, il quale è spagnolo come lui. E voi mi chiederete, com'è possibile che un santo che ha sostenuto un antipapa, com'è possibile che la Chiesa riconosca qualcuno che ha sostenuto uno che si metteva contro il vero papa? Perché Vincenzo Ferrer chiese a Pedro de Luna, che si era incoronato papa, gli chiese di rinunciare, gli chiese di andare al concilio di Costanza per eleggere il papa dell'unità. Allora Vincenzo Ferrer, pur sostenendo e pur non avendo errori teologici, è santo perché ha lavorato per la costruzione dell'unica Chiesa in tempi sicuramente difficili, e insieme a Santa Caterina da Siena, che festeggeremo anche lei in questo mese, lavorò perché il Papa ritornasse a Roma, ma lavorò soprattutto perché ci fosse un unico pastore sotto un unico, con un unico gregge che lodasse e annunciasse Gesù Cristo il Signore. A tutti pace e bene.